viviamo, respiriamo e giochiamo ad un gioco che non amiamo. Il problema è che nessuno vuole essere sincero. Questa realtà è una bugia e io sono serio. E c'è chi si diverte, c'è chi si converte, c'è chi perde contro persone più esperte. C'è chi ama ma non è ricambiato, c'è chi prova ad amare ma resta un tentativo vuoto. E ciao a tutti gli amici di Playa Latina Web TV, io sono sempre qui per la sezione Musica Giovane e sono con due splendidi personaggi dei Divenio Callimaco, un grande gruppo che nasce perché? Ma nasce dalla passione per la musica e dall'incapacità di stare senza la musica, perché fondamentalmente quando uno si sveglia la mattina e schiaccia play e va a letto la sera e schiaccia pausa, vuol dire che c'è una grande passione. Io poi e Joelle soprattutto, che ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo iniziato a suonare, questo dovrebbe essere il decimo anno che suoniamo e cantiamo insieme, e niente, è nata da questa necessità, quindi abbiamo detto perché no. Io è da quando ho 14-15 anni che compongo brani rap, ci provo almeno, mi piace dilettarmi, e un giorno mi è venuta l'idea di dire ma perché Joe non proviamo a metterci una chitarra sotto invece che la solita base fatta a computer? Io ho detto proviamo, ecco, i Divenio Callimaco nascono dopo varie vicissitudini da questa grande passione, con vari amici che si sono succeduti. Noi siamo un po' lo zoccolo duro. C'è chi fa finta di fare il ben pensante, c'è chi fa finta di far finta per essere più interessante, c'è chi spinge il proprio orgoglio, c'è chi resta umile e si confessa su un foglio, c'è chi ha sempre le spalle coperte in ogni modo, c'è chi vuole cuocere il suo brodo e c'è chi ringrazia ogni giorno per questa vita e c'è chi non vuole restare fino alla fine della partita. Ma noi Divenio Callimaco siamo insieme più o meno da due anni e mezzo. Veniamo da una band come nome Divenio Callimaco. Veniamo da una band precedente chiamata Beat 57, dove eravamo 7 membri, un po' troppi. Poi per vicissitudini diverse ci siamo sciolti e abbiamo creato questa band che speriamo vada bene, ecco. Fuori il mondo va e segue un'altra strada. Fuori il mondo gira, fa male come un gas che colpisce chi respira. E fuori il mondo va e segue un'altra strada, e fuori il mondo gira. Allora, una cosa meravigliosa che ho constatato è che voi fate inediti. È un'altra cosa particolare, di solito i gruppi partono col rock e invece voi fate del rap italiano, peraltro, che è un applauso in portare avanti la nostra musica. Sì, allora ogni giorno ci confrontiamo con persone che ci dicono perché non fate qualcosa di qualche altra band. Per esempio a noi piacciono molto i Red Hot Chili Peppers, ci hanno sempre detto dai fate, no, e noi più volte ci siamo detti, Joelle soprattutto, che questa cosa non sa da fare, come direbbe Manzoni, nel senso che a noi piace portare avanti quello che abbiamo dentro, e soprattutto a livello di testi io penso, quando mi metto a scrivere, è inutile anche fare qualcosa in inglese, perché se siamo in Italia e vuoi trasmettere un messaggio devi farlo nella lingua più possibile, che la gente possa appunto veicolare meglio possibile, ecco, questa è la necessità primaria. Il rap più di altri generi probabilmente, perché magari è meno ascoltabile, meno udibile, meno melodico, però col fatto che può mettere in campo più parole può trasmettere di più a livello di contenuti, quindi non avrebbe senso rappare in americano, a parte che non sarei neanche capace con questa voce veneta, ma appunto la necessità era quella di dire ok, trasmettiamo un messaggio e lo facciamo perché è il messaggio nostro. Sfocare la rabbia, c'è chi la rabbia la sfoga in gabbia, mi sono stanco e fuori il mondo va, segue un'altra strada, e fuori il mondo gira, fa male come un gas che colpisce chi respira, e fuori il mondo va e segue un'altra strada, e fuori il mondo gira. Noi facciamo tutto noi, linee di chitarra, linee di basso, linee di voce, linee di batteria, tutto noi, non ci affidiamo a nessuno che sia più in alto di noi per darci una mano. Vogliamo tutto autoprodotto, tutto qua. Yeah, non mi ricordo quando appunto un amore vero, non mi ricordo quando ho visto fuori il letto vero, non mi ricordo quando appunto un amico vero, non mi ricordo quando ho visto fuori il sole vero, non mi ricordo quante storie ho dovuto sentire, non mi ricordo ancora niente, non voglio mentire, non mi ricordo chi mi ha detto che si sente solo, qui non c'è il sole, no, siamo parte del coro. Allora, fantastici, è ovvio. Partiamo dal basso, diciamo. Basso, dal basso. Umili, molto umili. Altissimi, peraltro, di fianco a me. Allora, se vi volessero ascoltare e vedere, tutti i vostri social per contattarvi. Sì, allora, su Facebook, molto semplicemente, Divenio Callimaco.
Ci trovate anche su SoundCloud, sempre di Vennio Callimaco. Ascoltate l'ultimo EP che abbiamo autoprodotto, che è omonimo, è uscito il 5 giugno dell'anno scorso. Sono 5 brani, li potete ascoltare e scaricare gratuitamente, perché noi siamo per la musica autoprodotta e gratuita. Quindi Facebook di Vennio Callimaco, anche su YouTube di Vennio Callimaco. Sono 2 i brani ufficiali, Oggi non ci sono e Fuori il mondo, di cui appunto abbiamo curato il video, ringraziando anche il regista Damiano Ferrari che ci ha dato una mano, e lo salutiamo anche perché senza di lui non avremmo potuto fare niente, insomma. Fuori il mondo va e segue un'altra strada, fuori il mondo gira, fa male con gas che non riesce chi respira, fuori il mondo va e segue un'altra strada, e fuori il mondo gira. Grazie davvero a questi 2 splendidi ragazzi, vi ricordo, andateli a trovare perché davvero vedrete grandi cose, un futuro radioso a tutti voi, grazie. Grazie mille a tutti. Grazie, ciao a tutti, ciao. Grazie. Yeah.